Ehi, Francini, dove siamo diretti? A Zurigo, signor Landamano. Perché non viene anche lei? Sono convinto che troverebbe istruttivo un viaggio nella Svizzera tedesca. Cosa va a fare un maestro come lei a Zurigo? A Zurigo di oggi è allo sbando, ognuno fa quello che vuole. E da politico lì non si ha più voce in capitolo. Per fortuna le cose qui vanno diversamente. Staremo a vedere. Ta saluti, quadri. Carlo, dai un'occhiata alle nuove statistiche sulle importazioni. Caspita, interessante. Ma dimmi un po', come sta procedendo il tuo lavoro? Lentamente. Speriamo che questo viaggio porti nuovi spunti di riflessione. Kinder werden neben Schreiben und Lesen auch in Geografie, Geschichte und Mathematik unterrichtet. Vedi, questa è una classe moderna. Sì, pochi allievi, matematica, geografia. Die Schweiz hat mehr als genug Wald, um diesen Bedarf zu decken. Doch können wir nicht einfach rücksichtslos die Wälder roden, denn die schützen unsere Dörfer vor Lawinen und festigen den Boden. Das ist eine öffentliche Bibliothek. Jeder hat Zugang und kann Bücher ausleihen. Und natürlich kostet das auch nichts. A molti questo libro non piacerà. Ma devo pubblicarlo lo stesso. Dovrebbero partecipare anche loro ai lavori del San Gottardo. Bravi, molto bello questo. Anche voi, bello. La gente parla di te, Stefano. Deforestazione fa un rovescio di frane. È ora di cambiare. Ancora questo Francini. Al momento al nostro cantone non servono né innovazioni né cambiamenti. Sarebbero puro veleno per tutta la nostra economia. Voglio che questo Francini venga rinchiuso. E che questo opuscolo con le sue statistiche sparisca immediatamente. Chiaro? Nem
perlomeno quando Francini entrò a far parte del primo Consiglio federale, il suo impegno a favore della statistica fu preso sul serio. Realizzò il primo censimento della Svizzera quasi da solo. Nel 1860, 3 anni dopo la sua morte, fu fondato l'odierno Ufficio federale di statistica.